Si chiama Guardando il mare, il nuovo disco di Sesa Mendoza, con il quale oggi parleremo di musica. Nostro ospite in studio Sesa Mendoza, benvenuto. Ciao a tutti. Allora, un nuovo disco, il terzo disco da solista, Guardando il mare, con una copertina davvero suggestiva. Noi abbiamo una fortuna, forse, quelli napoletani, tutti coloro che affacciano sul mare, quello di avere una possibilità in più per ispirarsi. Credo che anche tu abbia potuto... Sì, ma poi la cosa strana è che in tutta la mia produzione musicale c'è sempre il mare. Ho iniziato con Alba Mediterranea, con i miti, diciamo, di Napoli, del Mediterraneo. Poi c'è stato Sponde, un viaggio attraverso il Mediterraneo. Adesso c'è Guardando il mare, che è un modo, diciamo, di vedere il mare, un modo un po' diverso. Diverso anche dal punto di vista proprio dei contenuti, perché non ti sei limitato come i dischi precedenti a fare, limitato per modo di dire, insomma, a fare un disco strumentale, ma ci sono proprio delle canzoni che tu hai scritto. Questa volta è un disco dove ho scritto canzoni, quindi praticamente sono sia il compositore, l'autore, che l'arrangiatore di Guardando il mare. No? Insomma, un upgrade rispetto a quella della tua attività artistica, molto interessante. Chi sono i musicisti? Fra l'altro ci sono due ospiti, diciamo, sugli altri. Diciamo però... tanti musicisti napoletani, però diciamo, poi c'è Antonio Norato, il tuo carissimo amico ormai da molti anni. Poi c'è un brano che parla appunto di Napoli, Bella la mia città, c'è la voce di Lino D'Angiò. È un esperimento molto particolare perché avevo esigenza di raccontare Napoli un po' da un mio punto di vista. Perché anche ironico, se un po' ironico, sì, un po' ironico. Che poi nel disco c'è anche tanta, diciamo, tanta poesia, no? Perché è da tempo che a Napoli io sento parlare sempre solo di Monnezza, Camurra, Spani, cose, basta. Napoli evidenziato un po' la poesia di Napoli. Invece, oltre ai musicisti che ho visto hanno suonato il tuo disco, chi poi ha cantato in effetti le tue canzoni? Sì, guarda, le ho cantate io. Ah, bene, quindi un esperimento anche da cantante, una nuova veste anche da questo punto. Ho preso coraggio, finalmente io sono anche questo, per cui se prima mi nascondevo perché magari insomma usciva fuori sempre la parte, diciamo, strumentale, adesso è uscita anche la mia voce, no? Oggi fra l'altro abbiamo l'occasione di dare un'anteprima, ci sarà l'anteprima di presentazione alla libreria Treves. Ci sarà il 6, martedì 6 alle 12 c'è un'anteprima dove è un pretesto, diciamo, per far iniziare a conoscere un po' anche gli addetti ai lavori, alla stampa, questo progetto, che vede la partecipazione anche di un'associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, che io grazie ad Enzo De Caro sono entrato in contatto, e quindi una parte del ricavato del disco va devoluta all'associazione. E quindi poi ci saranno tutta una serie di iniziative, di incontri, di concerti. Anche l'aspetto legato alla solidarietà non ti sfugge, insomma, hai fatto in modo che anche questo lato tuo, personale, potesse venire fuori attraverso questa iniziativa. Certo. Enzo De Caro, insomma, molto noto, insomma, per le sue attività, oltre a quella professionale, anche di sensibilità rispetto a tematiche così. Naturalmente, volevo dire che martedì ci sarà questo appunto assaggio un po' musicale, perché il disco verrà solamente, diciamo, all'inizio sarà su iTunes, no? In via web. Poi la distribuzione vera e propria quella tradizionale avverrà a settembre, con i tempi tecnici così come quelli che vengono dettati dal mercato. Era un po' un peccato stare questo tempo fermo, anche perché è un disco che parla del mare e quindi insomma con l'avvento dell'estate, anche l'occasione insomma per presentarlo agli addetti ai lavori, che ti potranno sicuramente potranno accogliere questo progetto per poter offrire anche delle opportunità di lavoro attraverso questa anteprima. Bene, poi c'è il sito sul quale possiamo c'è un sito www.sasamendoza.it, poi naturalmente su MySpace, su Facebook ci sono altre possibilità, però il tuo sito è proprio quello, Sasamendoza, dove è possibile conoscere
tutto il tuo mondo musicale, sì, e tutte le nuove produzioni che stai mettendo in cantiere. D'accordo, allora, rinnoviamo l'appuntamento martedì. Allora, martedì 6 luglio, ore 12, libreria Treves, in piazza del Plebiscito. D'accordo, allora, grazie Sassà di essere intervenuto e di averci presentato in anteprima questo progetto. Grazie a tutti. E con la musica di Sassà Mendoto oggi abbiamo parlato di musica.